Ora lascio la parola invece a Simona Gurlo di Verdi Europa Verde di San Donato di Varese. Buongiorno a tutti. 35 anni di impegno, 35 anni di attività politica sul territorio per fare di San Donato quello che è. Credo che sia sotto gli occhi di tutti. Un comune di prima cintura urbana con sede di importanti società di terziario avanzato, un comune dove arriva la metropolitana, che non è stato soggetto alla cementificazione e alla deturpazione del territorio come tanti altri comuni nelle nostre stesse condizioni. Un comune che è cementificato per il 36%, il resto è verde filtrante. È un caso direi quasi unico, considerato che altri comuni di prima cintura urbana meno cementificati hanno una superficie molto superiore e non hanno pori attrattivi come San Donato. Qui abbiamo scritto una storia diversa e sotto gli occhi di tutti San Donato è una città in cui la qualità della vita è altissima. A partire dall'esperienza di Metanopoli, dove Mattei pensò a case dentro un bosco urbano, abbiamo cercato di mantenere negli anni, nelle scelte urbanistiche, prima l'opposizione e poi dentro l'amministrazione comunale con le regole imposte dallo Stato, uno standard analogo. San Donato è una città verde, è innegabile, abbiamo più del 60% di verde, un verde di qualità, qui si sta bene. Quando Eni ha dismesso i suoi terreni abbiamo fatto in modo che venissero messi in sicurezza, non sono stati abbandonati alla speculazione edilizia, abbiamo Metanopoli a vincolo, Trepale e Levadina, che erano aree che potevano finire malissimo, sono diventati dei parchi urbani a grado di naturalità differente. Ma non solo, il parco del Laghetto, il Laghetto che era un'area privata è diventata pubblica e oggi è un forte centro attrattivo per tutti i sandonatesi, dai giovani agli anziani. Qui a sud, poco più in là, abbiamo il Pratone. Partiamo da un piano regolatore della giunta Lupi Anselmi di 330.000 metri cubi di residenziale. Negli anni siamo riusciti ad abbassarli a 60.000, sono tanti ancora, ma è un miracolo che non credo si sia replicato in nessun altro comune di prima cintura urbana. Lì abbiamo il 70% di parco verde. Ma non solo il verde a San Donato, è una città dove la qualità della vita è alta perché siamo riusciti a offrire ai cittadini servizi avanzati anche in altri ambiti. Noi siamo partiti con una raccolta differenziata tra i primi comuni della provincia di Milano e abbiamo ottenuto subito risultati elevatissimi. Il ciclo di gestione dei rifiuti è fondamentale quando si hanno 60 milioni di abitanti su un territorio piccolissimo. Siamo riusciti addirittura ad abbassare la Tari perché la qualità della raccolta differenziata era alta e il materiale raccolto era di valore. La ciclabilità, questa è una città in cui è possibile muoversi in bicicletta senza grossi rischi. Abbiamo fatto grandi cose qua. Oggi a Milano le case di arresto avanzate, le ciclabili vengono viste come innovative. Qua le abbiamo fatti 20 anni fa, abbiamo fatto passare il numero dei ciclisti dal 3-4% al 12%. San Donato è vivibile, è un gioiello ad appena 6 km da Milano. Questa è la città che abbiamo contribuito a costruire, questa è la città che vogliamo traghettare nel futuro. Una città resiliente ai cambiamenti climatici, dove sia possibile spendere il tempo libero nel verde senza soffocare di caldo, con un'elevata naturalità delle zone, delle oasi, dei parchi, un posto dove non si debba scappare nel weekend perché è invivibile. Certo che non ne abbiamo vinte tutte le battaglie, lì a nord c'è quella astronave calata dall'alto su Metanopoli che ha completamente devastato l'assetto paesaggistico e urbanistico di Metanopoli con una viabilità degna dei peggiori centri commerciali. Lì abbiamo provato, a costo di essere buttati fuori dalla maggioranza, a mantenere l'impegno che avevamo preso con i cittadini, ovvero quello di mitigare quanto possibile gli impatti di quell'opera. Oggi possiamo solo apprezzarne la massa perché ancora non è funzionante, dobbiamo ancora valutare le ricadute sulla qualità della vita di tutti noi quando quell'edificio sarà occupato,
e ci troviamo ancora oggi a dover affrontare qualcosa di peggio, uno stadio. Noi non abbiamo bisogno di guardare le carte, di guardare il progetto per dire no a uno stadio a San Donato, perché è incompatibile con la visione di città che abbiamo. È impensabile portare, raddoppiare da 30.000 a 100.000 gli abitanti equivalenti su una città. Non abbiamo né le strutture trasportistiche, né i posteggi, né gli spazi, né i depuratori per accogliere tutte queste persone. Sarebbe il crollo istantaneo della qualità che abbiamo costruito. Traffico, rumore, rifiuti indifferenziati abbandonati intorno allo stadio e fuori, macchine posteggiate ovunque perché la gente non vuole spendere 3 euro di posteggio privato per mettere l'auto, invaderebbe tutte le aree verdi che abbiamo rovinandole. Non abbiamo bisogno di uno stadio a San Donato, ma guardate che questa non è una posizione NIMBY, non nel mio orticello, questa è una posizione che i Verdi hanno da subito mantenuto in tutta la provincia di Milano, dicendo che abbiamo già uno stadio, se si vuole migliorarlo va riqualificato. La verità è che lo stadio, le squadre non hanno bisogno di uno stadio, hanno bisogno di far fruttare gli utili che hanno. E allora questo stadio non se lo facessero dove c'è verde filtrante, se lo facessero in aree da recuperare, se lo facessero ad Expo, se lo facessero ovunque vogliano, si paghino le bonifiche ma non devono scaricare sulla